insegna filosofia teoretica alla normale, alla scuola normale superiore di Pisa. È autore di diversi importantissimi libri. È uno dei nostri filosofi più tradotti all'estero e ha dedicato una parte dei suoi studi e un libro importante al pensiero italiano. Io gli ho chiesto di essere qui con noi perché una delle cose che non abbiamo mai in chiare, se non sbaglio il sottotitolo del libro diceva originalità del pensiero italiano, no? Origine allora è una cosa ben diversa, origine del pensiero. Quindi anche qui una genealogia, un filo rosso insomma da tracciare nel modo particolare e identificabile dei nostri pensatori. Mi sembrava che fosse un aspetto molto importante che lega, unisce, cuce anche gli eventi storici di cui abbiamo appena sentito parlare. Lo stesso meccanismo come intervento. Prego. Grazie Ernesto Franco per questo invito, grazie all'istituzione che ci ospita. Sì, io tra Aldo Schiavone ed Ezio Mauro farò un po' la parte dell'ottimista. Del resto, come dire, la filosofia deve darsi, se non un orizzonte, un atteggiamento, no? Una tensione affermativa in qualche modo. E dunque, partiamo da questo. Ciò che colpisce chi percorra la costa orientale della Sicilia è una serie continua di opere pubbliche non finite, rimaste incompiute, ormai in disuso, in dissesto. Si tratta, come è noto, di uno spreco colossale di denaro pubblico rivolto all'acquisto del consenso elettorale mediante elargizioni di appalti per costruzioni mai portate a termine. Non solo, ma di una palese inutilità fin dalla fase della progettazione. Per fare un solo esempio, al limite del credibile, nel comune di Giarre, uno dei più colpiti da questa piaga, si è iniziato a costruire uno stadio per il gioco del polo con 100.000 posti, quando è noto che a giocare a polo in Italia non sono più di 100 persone, peraltro è costruito su un pendio, quindi è subito cominciato a franare. Ma non si tratta della sola Sicilia. Risalendo la costa tirrenica e adriatica, il paesaggio spettrale del non finito non si esaurisce, raggiungendo il numero di circa migliaia di opere mai portate a termine, a volte abbandonate, altre volte adibite ad alta funzione, come per esempio quella di abitazioni precarie o di magazzini provvisori, messe in cantiere soprattutto tra gli anni 70 e 90 del secolo scorso. Queste opere continuano ancora oggi a proliferare, si parla di Ponte sullo Stretto e di tante altre, nonostante numerose inchieste in corso che hanno colpito questo fenomeno degenerativo. E tuttavia a tali denunce si è affiancata un'attenzione di altro genere, situata a metà tra ironia surreale e sperimentazione artistica, che ha visto in questo panorama di rovine qualcosa d'altro, una forma paradossale di stile, una sorta di paesaggio urbano talmente singolare da risultare per certi versi addirittura creativo. Ciò che si è voluto cogliere nelle opere non finite è il profilo possibile di nuovi organismi architettonici, no? Ottenuti mediante la riconversione di questi resti a un uso diverso da quello inizialmente previsto, come se proprio la loro incompiutezza, in un termine pronunciato più volte da Aldo Schiavone poco fa,
come se proprio la loro incompiutezza, cioè il mancato passaggio all'atto di opere soltanto ideate, custodisse la possibilità di nuove progettazioni. Quindi da qui la domanda da cui nasce questo intervento. È possibile fare di una debolezza una forza, di un vistoso ritardo una forma di anticipo paradossale, di un resto abbandonato una sorta di scommessa sull'avvenire? È un'ipotesi, naturalmente, mi rendo ben conto, problematica, ma su cui non è impossibile lavorare. D'altra parte, il non finito, l'incompiuto, non si situa solo ai margini dell'immaginario artistico, ma anche al suo centro, come dimostrano recentemente alcune grandi mostre a Londra e a New York sul fascino dell'incompiuto. La non finitezza non solo ha attratto nel tempo numerosi importanti artisti, ma per certi versi è la forma stessa dell'arte moderna, la non finitezza. Dall'impressionismo all'astrattismo. Naturalmente non bisogna confondere l'incompiuto involontario determinato, che so, dalla morte o da un viaggio dell'autore con l'incompiuto intenzionale, quando cioè l'artista sceglie volontariamente di lasciare l'opera a metà, di non riempire una parte della tela, di abolire i contorni della figura. E in questa seconda categoria di incompiuto volontario entrano, per fare qualche nome, la morte di Marat di David, la montagna di Saint-Victoire di Cézanne o il Paolo vestito da Arlecchino di Picasso, tutte opere volutamente lasciate incompiute. Ora, ecco, arrivare a noi, se c'è un paese in cui tale forma d'arte, o meglio tale arte senza forma, sformata, deformata, è stata teorizzata, è praticata, è proprio l'Italia. L'Adorazione dei Magi di Leonardo, la Pietà Rondanini di Michelangelo costituiscono i capolavori assoluti del non finito nella storia dell'arte mondiale. Per entrambi il non finito, l'incompiuto, rappresenta il processo di creazione fermato al culmine del proprio sviluppo, nel momento centrale del proprio sviluppo, quando ancora mantiene in serbo tutte le possibilità di dispiegamento. Esso ha la forza sospesa, l'energia contratta di una potenza che non si fa atto, sottratta appunto a una forma che ne imprigioni l'attenzione. È un'arte, come dire, non del pieno ma del vuoto, dello scavo, della riduzione. Del resto, quando Michelangelo scolpisce, non aggiunge naturalmente al marmo, ma sottrae al marmo grezzo, non riempie ma svuota, non definisce ma abbozza. E d'altra parte, se ci pensate, il termine non finito ha lo stesso significato del termine infinito. Anche se uno sembra un termine negativo e uno sembra un termine assolutamente positivo, infinito significa appunto non finito. Solo non finita, dunque, l'opera può ambire a diventare infinita, cioè eterna. Essa scioglie il vincolo che da Aristotele in poi sembra legare potenza e atto, libera la potenza dalla necessità di attuarsi in una direzione già predefinita. E questa sottrazione del possibile al necessario, no? Per così dire, è al centro non solo dell'arte, ma anche della letteratura italiana. Dal Convivio di Dante al Pasticciaccio di Gadda, al Castello dei Destini Incrociati di Calvino, a Petrolio di Pasolini, attraverso una serie di opere interrotte, si può dire che la letteratura italiana sia una continua sperimentazione di questa possibilità, sia cioè una ricerca infinita sulle possibilità del non finito. Adesso facciamo un salto veramente ampio dal piano della cultura al piano della storia. E in fondo, come è stato detto prima,
la grande incompiuta è l'Italia stessa. È un tema, un topos, questo su cui in fondo ha insistito tutta la storiografia di tutte le tendenze, convergente nell'identificare nell'incompiutezza, nell'insufficienza, la specificità della storia italiana. La modernità parziale, il risorgimento interrotto, l'identità irrisolta. E allora che si trattasse di fare gli italiani dopo aver fatto l'Italia, come affermò Massimo D'Azeglio, o di fare l'Italia essendo gli italiani già fatti, come appunto hanno detto altri, resta al centro di tutte le prospettive uno scarto tra possibile e reale, un dislivello, una sfasatura, una frattura che appunto la nostra storia effettivamente non è mai riuscita a colmare. Come se l'Italia nei momenti decisivi avesse sempre mancato l'appuntamento con il proprio destino, fosse restata a un passo dalla meta senza mai riuscire a raggiungerla veramente. Ciò, si è detto, è riconoscibile nello scarto, nella storia, nella cultura italiana tra origine e modernità, nell'incapacità dell'Italia moderna di rispondere adeguatamente a un passato straordinario, prima quello romano e poi quello rinascimentale, mai rappresentata questa frattura, questa spazzatura, anche dalla distanza irriducibile tra privato e pubblico, tra virtù private e vizi pubblici, tra individuale e collettivo, tra politico e istituzionale. E quindi da ciò, come è stato prima detto, il blocco della nostra storia, incapace di raggiungere i propri obiettivi, incanalata in un imbuto senza uscita, tagliata fuori dal tavolo delle grandi potenze. Un'Italia trattenuta da un'inguaribile incompiutezza, condannata alla continua rincorsa di qualche cosa che sempre le sfugge, inabilitata per venire a uno sviluppo adeguato alle sue possibilità. Anche in questo caso, tuttavia, si profila la possibilità di una diversa interpretazione, come per le opere non finite di cui prima. Cioè la scommessa, naturalmente arrischiata, ma la filosofia è un'arte del rischio, è quella di lavorare sulla stessa incompiutezza, sull'energia contenuta in una potenza che non si è mai fatta atto. Quando la potenza si fa atto, si estingue come potenza. Una potenza che non arriva ad atto trattiene in sé quella tensione potenziale, no? Ciò che va tentato, naturalmente, con prudenza e misura, come in tutte le cose, è un salto in avanti, almeno un passaggio laterale, impossibile per paesi più già del tutto realizzati e dunque privi oggi di alternative ancora aperte, perché hanno già percorso quella strada. Il pensiero italiano lavora da sempre, più o meno consapevolmente su questa possibilità. Ne insieme parte, esso stesso non compiuto, e motore. Esso stesso, il pensiero italiano, come l'Italia, si costituisce sul margine che separa potenza e atto, possibile e reale, promessa e risultato. Nell'incrocio tra identità e differenza, spinto fuori di sé, lasciato sulla propria esteriorità, dove a questo fuori, a questa esteriorità che costituisce il pensiero italiano, si possono dare molti nomi: storia, politica, vita, mondo, anziché ripiegato su se stesso, sulla propria autointerpretazione. Come altre tradizioni, il pensiero italiano è fin dalle origini proteso verso il mondo circostante, appunto, rovesciato sulla vita contemporanea. Il pensiero italiano, dalle sue origini, il grande pensiero italiano, quello che nasce tra Dante, Machiavelli e Bruno, diversamente dall'attitudine logica della filosofia analitica anglosassone,
diversamente da quella metafisica della riflessione tedesca e diversamente dall'interrogazione francese sulla coscienza interiore, sulla soggettività, il pensiero italiano è sempre stato un pensiero mondano, nel mondo e del mondo, e in quanto tale appunto impuro, meticcio, indisciplinato, poco rispettoso dei confini disciplinari tra i differenti linguaggi. Esso tiene insieme con Machiavelli filosofia e politica, con Leonardo filosofia e arte, con Galilei filosofia e scienza, con Leopardi filosofia e poesia. Più che un sapere tecnico, specialistico, no? Verticale, è un costrutto orizzontale in cui i saperi diversi si sovrappongono, si contaminano, talvolta collidono, influenzandosi a vicenda. Forse mai come nel Rinascimento italiano i lessici della filosofia, dell'arte, della letteratura, della scienza, della storia, ma anche del mito e della magia, rivelano una convergenza sconosciuta da altre tradizioni di pensiero. Se si confronta la ricchezza immaginifica della prosa di Bruno, Campanella, Vico, con la sciuttezza formale di Cartesio, di Hobbes, di Leibniz, è possibile misurare la potenza espressiva di quell'incompiutezza da cui siamo partiti, il suo lato affermativo, creativo, innovativo, ma anche in un altro senso il nostro è un pensiero della relazione, dell'esteriorità, della circolazione. Quella italiana non è mai stata, non poteva essere una filosofia nazionale, visto che non c'era neanche una nazione e non c'era una capitale che facesse da collettore delle sue energie creative. Se la riflessione scolastica, soprattutto da Tommaso d'Aquino, si muove fuori dal territorio italiano, gravita verso Parigi, l'intero umanesimo ha una vocazione intrinsecamente cosmopolita, come ha detto Antonio Gramsci. Esso è costituito da un flusso di straordinaria ricchezza che dall'Italia scorre verso l'Europa e dall'Europa rifluisce in Italia. Come Dante, Boccaccio, Petrarca e poi Alberti, Ficino, Pico sono a tutti gli effetti autori europei, Erasmo e Moro trovano in Italia la propria ispirazione. In questo senso l'umanesimo italiano costituisce la prima grande filosofia globale, prima grande, straordinaria cultura globale che l'Europa e quindi il mondo ha conosciuto. Ma poi il rapporto con il fuori caratterizza anche in un altro senso il pensiero italiano, il fatto cioè che solo da fuori è possibile riconoscere nella differenza e il rilievo. Non per nulla il rilancio recente della filosofia italiana in questi anni viene soprattutto dall'America, mai come oggi alcuni filosofi italiani sono studiati, tradotti, invitati, e ciò non nasce, o meglio, ciò nasce dal fatto intanto, da una considerazione generale, è sempre il fuori che illumina il dentro e mai viceversa, il dentro non può illuminare il fuori. Come diceva Machiavelli, per conoscere il popolo bisogna essere principe e per conoscere il principe bisogna essere popolare. Del resto la stessa America è stata interpretata prima e meglio di altri da filosofi europei, Tocqueville, Weber, Arendt, Gramsci stesso. E dopo la crisi, la grande crisi della filosofia europea tra gli anni 20 e 30, è da Los Angeles che Adorno diventa il filosofo prestigioso del mondo e Marcuse il capo della sinistra giovanile mondiale, riconquistando quell'egemonia persa. E poi ci sono stati i filosofi francesi, la cosiddetta French Theory, sono diventati delle star nei campus americani. Beh, oggi, in una certa misura, molto minore, ancora iniziale, è forse la volta della filosofia italiana. Ma in America interessa la filosofia italiana non quella che mima altre tradizioni, che si sforza di parlare in inglese caoticamente, ma quella che ha una cifra inconfondibilmente italiana, cioè centrata su quella connessione tra storia, politica e vita, che è stato un unicum della nostra tradizione e che continua a essere al centro del nostro pensiero.
E qualche cosa di analogo è accaduto anche nel rapporto complesso con la modernità. Tu ci hai molto lavorato, Aldo. Si è detto che la filosofia italiana, è stato detto che non l'ha mai raggiunta, è stato detto da alcuni, che in qualche caso è stato detto che addirittura è antimoderna. È un pregiudizio sbagliato che nasce da un'interpretazione riduttiva. Ricordo un dialogo tra Aldo Schiavone e Ernesto Galli della Loggia, aveva ragione Schiavone. Da un'interpretazione riduttiva di quel complesso di linguaggi, di logiche che chiamiamo modernità, perché il pensiero italiano non soltanto è parte di esso, ma lo anticipa di almeno uno o due secoli. Senza l'umanesimo italiano non ci sarebbe stato il pensiero moderno, senza Machiavelli non ci sarebbe stata una politica moderna, senza Galilei non ci sarebbe stata una scienza moderna. È Giambattista Vico ad aver aperto l'orizzonte sterminato della storia ed è Leopardi a ispirare Schopenhauer e Nietzsche. Solo che il pensiero italiano muove lungo un asse semantico differente da quello in cui si è incardinata la grande tradizione moderna di Cartesio, Hobbes, Spinoza e poi Kant, Hegel. Eppure proprio questo dislivello che sembra renderlo inattuale, come detto, questa bruciante inattualità, a costituirne la ricchezza insostituibile, cioè a preservare una riserva di senso, una potenza non completamente attualizzata, che nel momento in cui la tradizione moderna comincia a mostrare la corda, lo ripropone in qualche modo all'attenzione. E dove si situa questa differenza? Qual è il punto in cui il pensiero italiano differisce da quello europeo? Ma se dovessi indicarlo in poche parole, direi che il rapporto in Italia mai spezzato tra origine e attualità. E mentre Descartes e Hobbes fondano rispettivamente l'epistemologia e la politica moderna sulla rottura con il sapere precedente, con il mondo preriflessivo della natura e della vita, il pensiero italiano da Machiavelli a Bruno, a Campanella, a Vico non perde mai il rapporto con quel mondo originario, anzi lo ritiene decisivo per acquisire potenza energetica, carica vitale, forza costituente. Come insegna Machiavelli, quando l'organismo politico comincia a deperire, solo il ricorso all'origine, a quel magma di forza, di passioni che ha determinato la nascita, può salvarlo. Quindi tutt'altro che un'esigenza conservativa, quel riferimento all'origine esprime un carattere innovativo, e cioè l'idea che il pensiero è costituito per non anchilosarsi, debba essere di volta in volta rivitalizzato dal potere costituente. La tradizione italiana ha al centro la questione del potere costituente. Da Dante a Machiavelli, questo è il grande nucleo innovativo del pensiero italiano. È sbagliato immaginare che quando Machiavelli si rifà al mondo romano, oppure Bruno e Vico alla sapienza degli antichi, questa sia una mossa conservativa. Non è così. Chi lo dice non ha capito nulla del pensiero italiano. L'origine non è il movimento arcaico che va abolito in una creatio ex nihilo, no? Facendo tabula rasa. È la riserva di energia che collega la forza alla forma, che diciamo tiene insieme la sostanza vivente e la forma senza sacrificarlo appunto a un linguaggio compiutamente formalizzato. La storia, come appunto hanno insegnato Vico, Cuoco e Croce, implica sempre la possibilità della propria crisi. La storia non è che crisi, che continue crisi, no? Si pensa, già Vico lo dice molto chiaramente nella categoria del ricorso, cioè la crisi non è qualche cosa che viene da fuori in questo caso, ma è il prodotto di una civilizzazione che si è spinta tanto avanti da tagliare i ponti con la propria origine. E allora che il tessuto unitario di una civiltà si lacera. E lo dice anche Vincenzo Cuoco, ricordate, lo storico della rivoluzione napoletana. Questo drammatico evento, il suo fallimento, nasce proprio dalla mancata consapevolezza del rapporto tra storia e crisi, tra storia e natura,
rivoluzionari napoletani pensano di introdurre a Napoli diciamo, il lessico della rivoluzione francese, e quindi l'origine esclusa da un certo lato ritorna nel suo potenziale di violenza arcaica e sommerge i rivoluzionari. Certo, il punto culminante, vediamo a oggi, dell'incompiutezza italiana sta nella carenza di Stato, come è stato detto. La storiografia ha sempre battuto su questo tasto. Anche la presunta distonia con la modernità è causa ed effetto di questo deficit istituzionale. L'Italia ha saputo trovare assai tardi la via dell'unità, è rimasta decentrata, incompiuta, società civile e Stato non hanno mai saputo congiungere le proprie traiettorie, così come allo sviluppo delle energie individuali non ha corrisposto la creazione di un organismo collettivo, un pluricentrismo che non è riuscito a comporsi in Stato, ha mantenuto il Paese fuori dal perimetro della grande storia mondiale. No? Già, è una vocazione antica, come Roma, la scelta di Roma non per l'Italia ma per l'impero è all'origine di questo passaggio. E anche nel Rinascimento, in qualche modo, c'è una sorta di incapacità di pensare l'unificazione che poi arriva a metà 800, ma ormai tardi, e anche dopo la guerra e la resistenza la Repubblica Italiana non riesce a diventare né vera nazione né vero Stato. Fin dal Rinascimento una frattura mai colmata, da un lato un'incomparabile fioritura culturale, una straordinaria creatività giuridica, artistica, filosofica, dall'altro una debolezza politico-militare e una divaricazione che si è protratta fino ad oggi. Una patria senza nazione, una nazione senza Stato. L'Italia resta la grande incompiuta, il paese non finito, una potenzialità mai pervenuta ad atto. Un passaggio, il passaggio conclusivo, finale, è convincente del tutto questa ricostruzione, ci dice tutto o lascia qualche cosa fuori. Certo, coglie degli elementi oggettivi, dei segmenti reali, e non è più possibile pensare a rilanciare la tesi di un eccezionalismo italiano che produce laboratori politici. No, l'ultimo preteso laboratorio politico è stato quello del PC alla guida dell'eurocomunismo. Poi basta. Eppure qualche cosa sporge, diciamo, da questo che stiamo dicendo. Ed è proprio quello che è tutto definito la potenza non attuata. Attenzione, anche prima Aldo Schiavone ha detto da un lato fioritura culturale, dall'altro deficit di potenza. No, deficit di potere. Noi filosofi teniamo molto alla differenza tra potere e potenza. La civiltà è di sua potenza, una grande civiltà come quella italiana è già di per sé una potenza, come sapevano Machiavelli e Vico, anche se non c'è potere. Ripeto, questo è un punto decisivo, il pensiero italiano è costituito proprio nello scarto tra potenza e atto, tra potenza e potere. Non c'è una filosofia dello Stato come in Germania con Hegel, non c'è una filosofia della nazione come in Francia con Michelet e Renan, c'è un pensiero della potenza come resistenza al potere. Ricordate, Dante esiliato, Machiavelli destituito, Bruno bruciato, Campanella imprigionato, fino a Gramsci e Gentile morti per il proprio pensiero ai due lati della stessa barricata, mentre Croce guidava l'opposizione allo Stato fascista. Quindi una filosofia della resistenza al potere, non ci resta niente di tutto questo, o ci resta qualche cosa. Questo pensiero di Machiavelli del politico fuori dallo Stato, prima dello Stato, non allude in qualche modo anche alla possibilità di pensare un politico dopo lo Stato? L'idea di Machiavelli che non ci sia ordine espansivo senza conflitto è qualche cosa che non ci serve più. L'idea che il potere è resistibile, no? È contestabile, che il numero della politica non è l'uno,
dello Stato sovrano, ma è anche il 2 del confronto tra le parti e dei partiti. Tutto questo, ecco, in questo Gramsci ha potuto vedere nel principe il partito politico, no? Il moderno principe. Allora, come fare uso di questi concetti incorporati nel nostro pensiero quando lo Stato, pensato dalla filosofia politica moderna, oggi mostra comunque segni di logoramento? Non è finito, naturalmente, è il guscio istituzionale in cui ancora viviamo, ma certo lo Stato è entrato dentro una forte fibrillazione. Allora un pensiero come quello italiano, che ha immaginato, ha pensato il potere costituente, cioè il politico prima e oltre rispetto allo Stato, può forse dirci qualche cosa? Può dircelo come? Dove? Ecco, diciamo, perché questo possa accadere ci vuole insieme, per usare il linguaggio di Machiavelli, una parte di virtù e una parte di fortuna, no? Una parte di virtù. La parte di virtù significa che noi non possiamo, l'Italia non può fuori tempo rinchiuderci in qualche cosa che non abbiamo mai raggiunto al momento opportuno. Cioè non può costruire oggi una ideologia della nazione e neanche un pensiero dello Stato fuori tempo. Ma noi non solo dobbiamo sfuggire al nazionalismo di ritorno che sta attraversando come un nuovo fantasma il mondo, ma cercare di pensare la politica anche fuori dal dispositivo sovrano, riconoscendone la grandezza secolare, ma anche riconoscendo le sue crepe, ormai non più rimarginabili. Naturalmente, appunto, l'orizzonte geopolitico è completamente cambiato, ma c'è anche una chance ancora, sì. È duro dirlo in questo momento, quello dell'Europa, concludeva così anche Schiavone. È ancora una possibilità, nonostante i suoi fallimenti, nonostante le sue debolezze, le sue inefficienze, i suoi ritardi. E solo nell'Europa l'Italia può mettere in campo quella sua cultura giuridica, filosofica, politica, che non è stata una filosofia dello Stato. Appunto, l'Europa è il luogo, l'unico in cui possiamo noi italiani condurre la battaglia ideale e civile cui siamo chiamati, e lì solo, in quella possibilità di Europa, in quella potenzialità di Europa mai arrivata ad atto anch'essa, che quella connessione di politica, storia e vita, quell'apertura cosmopolitica, quell'unità fatta di differenze che hanno caratterizzato profondamente il pensiero italiano, possono ritrovare un ruolo e un compito, un significato e un destino. Grazie. Anche qui, come dicevo, a voi gli interventi. Sono tre, già là, vedo uno. Eh no, mi ero sbagliato io. Allora. Prego. Ma chiedevo, in questo possibilità e potenza che noi abbiamo, sperabilmente, speriamo che sia vero, da dove attingere? A quale potenza rifarci? Oggi a me viene in mente, non so se vada bene, ma voglio dire, stufa io personalmente di Croce, che tanto ha dominato diciamo così, la filosofia italiana. Mi viene in mente Gramsci che separato dallo Stato, senza libri eccetera, attingeva, cioè pochi libri, senza la biblioteca che Croce aveva a disposizione,
ha scritto alcune pagine, io ne conosco poche, però che mi sembrano non sufficientemente note oggi. Ecco, domando se è plausibile questa mia. Proviamo anche qui a ragionare le domande insieme. Grazie. Si è parlato di molte incompiutezze, di molte situazioni lasciate incompiute e mi chiedo se nella situazione italiana di crisi nei vari campi il punto di partenza non sia da trovare nella mancata attuazione della Costituzione, che è considerata una Costituzione importantissima e in gran parte rimasta inattuata, soprattutto nella parte che riguarda i diritti inviolabili e i doveri inderogabili. I diritti, scusi, inviolabili, la prima parte, insomma, della Costituzione. Se non c'è una terza domanda, posso farne una io di stretta attualità, però. Nell'ultimissima parte del tuo discorso, l'incompiutezza, la frammentarietà ha un orizzonte possibile di applicazione, diciamo, no? Di investimento in un'Europa che non è nazione, anzi è il luogo del dissolvimento del potere sovrano delle nazioni. In questo senso, cosa sta succedendo in Spagna con la Catalogna? Come lo leggi? Come una cosa medievale, come hanno detto alcuni, o come un'apertura in questo senso? Sì, grazie di queste domande. Da dove attingere quella potenza? Non Croce, ma Gramsci, anche se i due autori vanno letti anche insieme, non solamente opposti, soprattutto va letto insieme. Gramsci è Gentile, diversamente da come si può pensare. Beh, certo, Gramsci c'è da un lato una grande lezione di vita, un coraggio politico e civile straordinario. Gramsci è morto per i suoi ideali, naturalmente, e questo non possiamo dimenticarlo senza farne retorica. Ma soprattutto Gramsci, quando ha parlato del cosmopolitismo italiano, ha colto perfettamente quello che insieme, intendiamoci, un limite ma anche una risorsa, una specificità della tradizione, della storia, della capacità appunto italiana di andare verso il fuori, di contaminarsi con il resto del mondo. E poi per esempio le pagine su americanismo e fordismo, Gramsci ha colto con un grandissimo anticipo la rivoluzione, uso una parola un po' ormai logorata, biopolitica, no? Nel mondo del lavoro, il passaggio appunto che era in atto in quegli anni con straordinaria capacità e preveggenza. Non a caso Gramsci resta insieme a Dante e Machiavelli l'autore italiano più letto, tradotto e studiato del mondo. Naturalmente aggiungo anche questo, queste sono le risorse culturali, ma ci sono anche delle risorse interne del paese. Insomma, tutto il mondo della piccola e media industria del centro-nord, tutto il mondo del volontariato, esistono, cioè, quegli elementi che fanno pensare a volte a una privatizzazione del discorso pubblico, hanno in se stessi una forza, una potenza, diciamo, se vengono incanalati in una prospettiva che solo la politica può dare, e da questo punto di vista scarseggia queste indicazioni della classe politica, della mancanza classe dirigente. La questione della Costituzione, la più bella del mondo, diciamo, non è stata compiuta perché i diritti fondamentali non sono effettivamente veramente diffusi, perché alcuni sono stati in qualche modo modificati. Questo probabilmente accade non soltanto in Italia.
ed è quello che si dice sempre, che tutti dicono, ed è giusto. Io però non penso che la Costituzione debba essere modificata, è immodificabile, per quello che dicevo prima, perché qualsiasi potere costituito, la Costituzione in sé definisce un potere costituito, se manca anche quello che si dice potere costituente, cioè la capacità di autoriformarsi, migliorandosi, possibilmente non peggiorandosi, in qualche modo si cristallizza, crea delle cristallizzazioni, e in Italia ci sono tante cristallizzazioni sociopolitiche, tanti blocchi di potere, quindi la Costituzione va difesa assolutamente, soprattutto nella sua prima parte. Il tentativo in qualche modo di manometterla è stato, diciamo, a furor di popolo rimandato al mittente, però da questo non bisogna arrivare, secondo me, all'idea di un'assoluta immodificabilità della Costituzione, ma si tratta insieme di difendere la parte ottima che c'è, ma anche di metterla dentro un alveo di trasformazione progressiva. E Ernesto, la Catalogna, io sono uno di quelli che ha usato il termine neomedievalismo, in realtà secondo me ci sono tutti e due elementi, cioè c'è un elemento post-nazionale e un elemento pre-nazionale, diciamo, cioè un rischio di frammentazione che va verso poi un'Europa frammentata, perché è vero che la Catalogna ha una sua grande cultura, una sua lingua, ma anche la Bretagna in Francia, no? E anche tante regioni d'Europa, se tutte quante volessero staccarsi, che cosa succederebbe? Andremmo verso l'Unione Europea, sarei molto prudente nel dirlo. In più la Catalogna è la regione più ricca della Spagna, quindi l'entusiasmo di tutto il trotskismo verso la rivoluzione catalana, quasi la nuova rivoluzione proletaria, no, appena due banche si sono ritirate, tutti hanno fatto macchine indietro in Catalogna, neanche questo lascia pensare, cioè è possibile non solo una lettura eroico-politica, ma anche una lettura economica delle vicende catalane. I catalani non vogliono, per certi versi anche giustamente, che tutte le loro risorse vadano al resto della Spagna, a Madrid, così come non lo vuole la Lombardia e il Veneto. Solo che qua, quando è stato detto, è sembrato una cosa di destra, i deghisti, quando l'hanno detto là invece è sembrato una cosa, detto questo sto un po' esagerando e un po' semplificando, perché naturalmente intanto ci sono state le immagini catastrofiche, il governo di Madrid ha fatto un capolavoro all'incontrario, cioè è passato dalla parte di una certa ragione alla parte del torto per come ha gestito. Non si gestiscono così le vicende, non si gestiscono con la polizia, si gestiscono politicamente, quindi errori catastrofici del governo centrale, ma anche una cautela, insomma, nell'eroicizzare, diciamo, le armate catalane. Bene, grazie infinite a Roberto Esposito che ci ha... Grazie.